adattato solo Lupin e il castello di Cagliostro, più appunto il vecchio adattamento della Rai di Nausicaa, però era già fuori, insomma, non si vedeva, insomma, non c'era ufficialmente. Sì, la serie magari di Conan il ragazzo del futuro c'era già magari in videocassetta, era anche lì il vecchio doppiaggio, però i film buona parte non si erano visti, perché comunque il castello nel cielo non si era visto, Totoro non si era visto, Porco Rosso non si era visto, questi, insomma, e questo, diciamo, è il primo che è arrivato, anche il primo suo che ho visto io, tra l'altro, su una videocassetta comprata appunto all'epoca, è stato quello poi, ma che mi ha fatto appassionare all'animazione giapponese, insomma, è anche un film, almeno a livello personale, è un film fondamentale, insomma, perché insomma, vederla a 13 anni è un bel salto. E niente, quindi, insomma, quindi questa appunto era la principessa Mononoke, spero che, insomma, che rivederlo così vi sia piaciuto. Se riuscite a trovarlo nella versione adattata dalla Buena Vista, insomma, purtroppo il DVD si trova molto male, però diciamo, insomma, a giro in qualche modo si può ancora trovare, insomma, anche online, eccetera. Altrimenti appunto vi dovete accontentare dell'adattamento nuovo, quindi insomma, lo vedete in quel modo lì. So che esiste anche un Blu-ray giapponese dove ci sono più lingue, compresa anche quella italiana col vecchio doppiaggio, ma io l'ho vista a casa di una persona molto appassionata, ma penso sia introvabile qui da noi, per cui insomma, per cui diciamo, questo è il massimo della versione che abbiamo, non curata da Cannarsi. Per l'altra appunto quelle sono, e quella ci si tiene. Secondo me appunto raggiunge dei picchi di... La sua versione raggiunge dei picchi proprio di inascoltabilità, roba veramente incredibile, però appunto all'epoca è stato anche difeso, perché comunque dissero che era una scelta molto aulica e che rispecchiava l'originale la versione originale del film, cosa che poi è stata diciamo, per buona parte completamente smontata, quindi non è che l'ho fatto io, anche perché io non sono un linguista, non ho pallida idea, però insomma ho letto articoli abbastanza interessanti su questo. Se la volete vedere, tanto quella è quella che si trova in vendita, quindi insomma non si scampa. E niente, quindi detto questo, io vi ringrazio per essere stati qui, vi do appuntamento a venerdì prossimo, ricominciamo diciamo il normale calendario di venerdì, con la città incantata, altro film che credo non abbia bisogno di tante presentazioni, e anche quello lo vedremo con il vecchio doppiaggio. Buonanotte a tutti, grazie ancora.